Alessio Falsone si trova al centro delle polemiche a causa del suo modo di esprimersi che non trova il favore del pubblico. Grande fratello. Alessio Falsone criticato dal pubblico. Da quando Alessio ha messo piede nella casa del Grande Fratello, le sue maniere di fare sono state oggetto di critica. Il giovane milanese si è distinto sin dai primi giorni per un linguaggio e dei comportamenti che non hanno incontrato il gradimento degli spettatori. Allenatore di calcio di professione, è stato ripreso più volte per presunte bestemmie, e i suoi filmati sono divenuti un fenomeno sul web. Nell'ultimo episodio ha avuto un acceso scambio con Federico Massaro, rispondendo a una provocazione con un minaccioso di fargli vedere fuori. Ha anche affermato di essersi avvicinato a Perla Vatiero per movimentare il gioco, benché di lei non me ne frega un *** o. Queste sono solo alcune delle espressioni e dei gesti che, come già detto, non hanno riscosso simpatia tra chi segue il programma da casa. Inoltre, è stata aggiunta una nuova dichiarazione che ha infiammato i social. Una che è così e così allora non mi deve rompere il *** o. Sei una monga *** Molti, in seguito a queste ennesime brutte uscite, invocano la squalifica del concorrente, domandandosi il motivo per cui non sia ancora stato censurato, dato che in passato si è intervenuti per molto meno. Man mano che la finale si avvicina, la tensione sale tra le mura del Grande Fratello. Alessio ha inciampato nuovamente, suscitando l'indignazione del web. La rete sta stringendo e gli inquilini stanno mostrando le loro vere nature. Non bastassero i commenti spiacevoli rivolti a Perla e la relazione con Anita Olivieri. Ora Alessio si è reso protagonista di un altro episodio imbarazzante che ha acceso gli animi dei seguaci del programma, culminato in un furioso battibecco con Perla. In un altro contesto, all'interno del giardino, Alessio, insieme a Sergio e Greta, è stato filmato mentre pronunciava parole pungenti. Nel video, ormai diffuso ovunque, si sente Alessio dire: "Sei una mongola", facendo presumibilmente riferimento a Perla o a un'altra concorrente. Queste parole sprezzanti, purtroppo non nuove all'interno del reality, hanno suscitato sdegno e chiamate a sanzioni da parte del pubblico, già stanco del suo modo di fare. Il web si è espresso duramente contro Falsone, richiedendo al Grande Fratello interventi decisi a seguito delle sue frasi offensive, delle bestemmie di cui è stato accusato e di un comportamento che pare ormai aver esaurito la pazienza. Bestemmia, arroganza, frasi vergognose espresse sui social prima di entrare, tra razzismo e omofobia. Continuamente, stuzzica, polemizza e risponde con modi schifosi. Dire che è ora che questa persona venga sbattuta fuori, infine, il rapporto fra Alessio e Perla è mutato drasticamente. Da una precedente amicizia giocosa e speciale, Falsone ora la ignora completamente, aggravando ulteriormente la situazione. Dopo un vivace scambio nel confessionale, rivelato da Federico, è chiaro che il repentino cambio di atteggiamento di Alessio non solo ha fatto paura a Perla, ma ha anche deluso chi sperava in un esito diverso per la loro amicizia.